E insomma, come in parte vi avevamo già anticipato, Matteo Ranieri, il tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha scelto. La notizia, insomma, era nell'aria, non è stata certamente una sorpresa. Insomma, da tante piccole cose sembrava sempre più chiara l'intenzione del tronista di terminare il trono. Oltretutto, sono sincera, io pensavo che lo stesso sarebbe durato anche di meno, se proprio devo essere onesta. In ogni modo, lo stesso tronista ligure di Uomini e Donne, Matteo Ranieri, era rimasto senza corteggiatrici tranne ovviamente Federica Aversano e Valeria Cardone. Con la prima aveva iniziato benino, aveva speso anche parole molto importanti per farla rimanere nel programma di Uomini e Donne, dato che lei voleva andarsene, ma era da almeno un mese a questa parte dove era palese che Matteo stesse virando sulla nuova arrivata, ossia Valeria Cardone. Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha scelto Valeria Cardone. Probabilmente ha affrettato in un certo senso la scelta finale proprio per questo motivo. Ma veniamo ai giorni nostri, ossia alla scelta. Matteo Ranieri, chiamato a Centro Studio, ha comunicato a Maria De Filippi che avrebbe scelto. E ha scelto Valeria Cardone, dicendole chiaro e tondo che fin dalla prima volta che l'ha baciata ha capito che sarebbe stata lei la scelta. A Federica Aversano invece ha detto che non la scioglieva per il semplice motivo che anche se le voleva bene il suo cuore non batteva per lei. A motivazione delle sue parole ha detto anche che il fatto che abbia un figlio l'ha frenata. Federica ha replicato che si è sentita presa in giro per il fatto che quando la